facciamo con patate fritte e questa è una feta, il formaggio feta con fritto, con miele e semi di sesamo, sia bianchi che neri. E stiamo aspettando il souvlaki e un'altra salsetta, fatto, ve lo dirò dopo. È arrivata anche la fava, okay. Fava con capperi, cipolla e aglio, con naturalmente olio d'oliva. Gnami! E birra fix, è la birra, una delle birre greche. Timikiasas. Aspettiamo il souvlaki. Buonissimo, gnam gnam. Poi in Grecia c'è l'abitudine che uno dei commensali taglia nel piatto da portata, taglia le porzioni. Così facciamo anche noi adesso. Oh. Ecco qua. E io ne prendo quella di mezzo per più buona. Gnami! Buon appetit! Buon appetito, ragazzi! È buona perché c'è un contrasto. Il contrasto della feta, che è salata, ed il miele. Questo è un contrasto, ragazzi, che è una sinfonia di sapori. Mm. Ed ecco i famosi souvlaki. Souvlaki, e poi, ragazzi, una curiosità. A Salonicco questo lo chiamiamo souvlaki, che tutti quanti nel mondo lo chiamano souvlaki. Ad Atene, invece, i veri ateniesi lo chiamano kalamaki. Il souvlaki, se voi dite, se andate da un ateniese e dite voglio una pitta gyro, è praticamente la pitta con questo, non con il gyro, con il kebab. Questa è una delle differenze che ci sono, che c'è tra Salonicco ed Atene. Quindi a Salonicco souvlaki, ad Atene kalamaki. Mentre kalamaki, in realtà, come parola, kalamaki è la cannuccia della Coca-Cola. Quindi i salonicchesi dicono kalamaki vuol dire cannuccia, non vuol dire souvlaki. Ma lasciamo stare queste beve tra gli ateniesi e i salonicchesi e mangiamo il nostro souvlaki. Buon appetito! Questo è un souvlaki, è un souvlaki di pollo. Poi abbiamo i souvlaki di maiale. Buonissimi tutti e due, ragazzi. Mm.